quasi, può essere controllato. Poi abbiamo dopo un canale, le zone quinte è come preferisci, cioè facciamo, vabbè, ok, poi finirà la volta, scusa. E che è sulla mano dell'osso? Che è sulla mano delle tue confidenze? Che mi avete trattato tutti male? E mio figlio mi tira la palla! La 9, non so cosa sia, ma fa molto figo. La 9 è questa. Mi fa la 9 a te. So che non ti vuoi mischiare a me. No, qui. Allora, in realtà tu ti fai una canzone d'amore, noi volevamo fare una canzone d'odio. Perché anche l'odio è un sentimento, tutti ce l'hanno dentro. Allora, è una piccola terapia che vorremmo fare, però ognuno di voi pensa alla persona che in assoluto odia di più. Può essere il datore di lavoro, la fidanzata che lascia, la prof, non so, quello che volete. Concentratevi su quella persona e pensate di poter avere l'occasione di stare a fianco al suo letto mentre si sta per addormentare. Oh, la canzone si intitola Ninna Nanna, efficace. Il freddo di dicembre, e per te persino il 2 novembre, e per te l'odore della mendezza, il tanfo e la schifezza, e per te una trombofledite, e per te una bella pancreatite, e per te un pisolino sopra un prato, e poi ti accorgi che hanno appena concimato, e per te ogni male che c'è. Ninna Nanna, Ninna Nanna, se non la cantate si ritorce contro di voi. Perché ogni male che c'è. E poi va migliorando. E per te la prostata è infiammata, per te la macchina rubata, te che nasce il tuo bambino, ma se lo guardi bene agli occhi del postino, per te tua figlia che lavora, ma purtroppo è un'agenzia con le remora, lui fa sempre tante foto in mezzo ai divi, ma è corona che possiede i negativi, e per te ogni male che c'è. Quante soddisfazioni che c'è. E per te ogni cosa che c'è, Ninna Nanna. E per te lo sbaglio di un dentista, e tua moglie a casa con l'elettricista, e per te come mamma la Franzoni. Che magari poi ti leva dai cuori, che una vacanza al mare, che uno tsunami te la possa rovinare, e se poi ti salvi son sicuro che ti verrà almeno un brufolo. E fai qualcuno che va in mare. Tu sei stato e un eterno riposo ci vuole.
anche mai un pensiero gentile da dire al pubblico. Buonanotte. Buonanotte, mi sembra bene. Grazie. Io sono qui perché mi piace la luna. Allora, no, in realtà volevamo dire che prima di salutare la quale pensavo da molto tempo, intanto li ringraziamo per averci invitati qui a questa fantastica. Adesso dobbiamo assaggiare, tra l'altro, il fricco della sua signora. Viva la fricca degli uomini di fuori! Dio castiga chi non mangia la fricca. Allora, no, a parte scherzo, volevo dire questa cosa a quale pensavo già da due o tre giorni con Marzio e con Andrea. Volevo dire che se questa sera siete venuti così numerosi a vedere lo spettacolo, per noi significa soltanto una cosa, ovvero che qui a Faivano avete degli ottimi bravi